tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Fra. E io sono Ricca. Prima di iniziare con la review, vi vogliamo ringraziare per il sostegno che ci state dimostrando. Continuate ad iscrivervi numerosi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati. Ed ora partiamo! Oggi parliamo della Glock 17 della KJ Works a CO2, disponibile come vedete in colorazione nera e tan. Replica dalla linea molto pulita, sulla parte di sinistra è presente solo un logo con iniziali del marchio posto sopra l'impugnatura. Sulla parte di destra, invece, abbiamo una scritta posta sotto la parte posteriore del carrello, che indica il luogo di produzione, e una sempre sull'impugnatura. Carrello in metallo con tacche di mira ben realizzate ed intuitive. Corpo in tecnopolimero. Si tratta di una replica scarrellante e i materiali sono di ottimo livello. Sotto la parte frontale della pistola troviamo una slitta a porta accessori per laser e torce, dove è presente la matricola della pistola, che altro non è che la sicura della stessa. Attenzione, la sicura è inseribile solo a pistola armata. La pistola è armata quando, scarrellando, il grilletto scatta in avanti. Adesso potete inserire la sicura. La pistola è dotata di un'altra sicura, posta sul grilletto. Se non correttamente premuta, la pistola non sparerà. Questa replica è dotata di hop-up regolabile. Per accedervi sarà necessario rimuovere il carrello della pistola. Se inserito, rimuovete prima il caricatore. Su entrambi i lati della pistola sono presenti queste levette. Tiratele contemporaneamente verso il basso e mantenetele in quella posizione. Adesso tirate il carrello della pistola prima indietro e poi in avanti sfilandolo. Questo è l'hop-up regolabile della nostra replica. Per riposizionare il carrello basterà semplicemente reinserirlo nelle guide e scarrellare. Inseriamo ora la bomboletta di CO2. Prendete il caricatore e capovolgetelo. Rimuoviamo questo coperchietto premendo il pulsantino e sfilandolo contemporaneamente. Adesso prendiamo la brugola e allentiamo la vite. Prendiamo adesso la bomboletta e inseriamola nell'apertura più larga del caricatore. Assicuriamoci che sia bene in serie. Accostiamo la vite al fondo della bomboletta. Una volta fatto, stringiamo velocemente. Reinseriamo il coperchietto del caricatore ripremendo il pulsantino e facendolo scorrere sopra fino a che non si bloccherà. Inseriamo adesso i pallini. Tiriamo verso il basso la molla e dalla parte bassa del caricatore inseriamo i pallini, o a mano o tramite un BB loader. Il caricatore è un bifilare da 23 colpi. Il peso della pistola si aggira intorno ai 730-780 grammi. Per armare la pistola ed incamerare il primo colpo è necessario scarrellare. Dopo questa prova di tiro, per mio modesto parere, questa Glock 17 al momento come qualità e prezzo è quella che mi è piaciuta di più, sia per le finiture dei materiali, anche se essenziali, ma soprattutto, se notate bene, durante la prova di tiro ho sparato più velocemente del solito senza quasi mai fermarmi, riuscendo a prendere per 8 volte l'interno del bersaglio. Se siete possessori di questa replica o lo state per diventare, scrivete nei commenti le vostre opinioni e impressioni. Come sempre, a vostra disposizione. Ciao ragazzi, alla prossima!